Buongiorno escursionisti, questa mattina mi trovo a Voga, sono nella provincia di Sondrio e oggi vi voglio portare al bivacco Forcola a 1838 metri. E si parte per questo giro qui, comunque appena partite avete la possibilità di lasciare la macchina in questo piccolissimo parcheggio. Quando poi arrivate qui a Voga trovate un cartello con una freccia che vi indica il parcheggio, dove si trova il parcheggio, anche perché bisogna fare un pezzettino di strada sterrata e poi si arriva qui al parcheggio. Ecco qui il primo cartello che trovo proprio qui a ridosso del parcheggio, che mi dà le indicazioni per l'Alpe Forcola a 2 ore da qui. E se non vuoi perdere i prossimi video, ti ricordo di iscriverti al canale e di seguirmi sui miei vari social. Lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Dopo un 300 metri abbondanti, eccomi qui sul sentiero che adesso sale, guardate, stare su di qui non è quello principale, perché devo andare adesso a recuperare il sentiero D4, che poi sarà quello che mi porterà al bivacco. Dopo un mese, anche se ho fatto solo 100 metri, un disastro come sempre. E sono arrivato a Dardano, a 1320 metri, Alpe Buglio, ma da 25 minuti, devo andare sopra di lì. Ma che bel posto, che là in fondo, guarda che bella baita sistemata, che bello questo posto qui sistemato. Comunque devo dire che fino adesso il sentiero è sempre ben segnato con cartelli, e la cosa che mi sta un po' sorprendendo alla Valchiavenna è proprio questo, cioè comunque sono andato in Valchiavenna, i cartelli non mancavano mai. Non mancavano cartelli e punti acqua. Vediamo se anche qui sarà la stessa cosa. Come non detto, mi sono girato e c'è un punto d'acqua. Vediamo se esce l'acqua. Sì, lì hanno anche messo un bicchiere, un goccio d'acqua e poi si riparte. No, ma stiamo scherzando? O che cosa? No, ma che spettacolo è? Guardate. Mamma mia, che spettacolo veramente. Mancava proprio tutto questo. E mi sa che sono arrivato anche all'alpeggio. Sì, sono arrivato. Adesso arrivo lì e vi faccio vedere questo bellissimo alpeggio. Arrivato all'Alpe Buglio a 1554. Eccolo qui dietro di me. L'Alpe Buglio, ma non mi prolungo troppo, godetevi l'immagine, guardate questo bellissimo alpeggio. Thank you.
ripartito dall'Alpe Buglia, adesso la tappa che mi porterà al bivacco, ancora un 2 km e 200 metri, mi segna qui il Richmini. Che bei posti, veramente la Valchiavenna mi sta piacendo sempre di più, ogni volta che vengo qui mi rendo conto che comunque loro hanno proprio la cultura di saper tenere bene i sentieri, le baite, quelle cose, un po' come nella Bergamasca, vedo che qui ci tengono tanto, questa è una cosa molto positiva. Arrivato, qui c'è il cancello dell'Alpe Forcola, quindi bisogna attraversare e aprire quel cancello e poi richiuderlo per poter arrivare poi al bivacco. Bella l'idea di un cancelletto che si apre e si chiude con su scritto benvenuti, che bella cosa. Le indicazioni per il bivacco, ormai ci siamo. E sono arrivato, eccolo lì, il bivacco, ci sono, ormai sono arrivato, contento. Adesso raggiungo lì il bivacco, vedo se c'entra qualcuno, vi faccio vedere un po' il bivacco e poi si spadella perché ho parecchia fame. Eccomi qui, arrivato al bivacco Forcola, a 1838. Quanto signore che lui quello che lo gestisce, viene su a portare le cose, a controllare che il bivacco sia tutto in ordine. Dai, andiamo dentro a vedere un pochettino il bivacco, vediamo un pochettino all'interno cosa troviamo. Andiamo a vedere all'interno del bivacco. Allora, appena si entra c'è questo mobiletto qua dove possiamo posare le nostre scarpe e ci sono delle ciabatte da poter utilizzare. Poi qui a sinistra abbiamo una bella camera da letto dove ci sono 12 posti letto. Non mancano le lenzuola, tutto lo corrente, un tavolino, comodo, e una cartina della zona. Invece di qui abbiamo la cucina, io sto già preparando da mangiare. Abbiamo dentro un lavello con i fuochi, un bel mobiletto dove ci sono sicuramente tanta roba. Sì, piatti, bicchieri e via dicendo, non manca lo zucchero, il sale, c'è tutto, eh. Macchinetta, c'è anche il caffè, le via dicendo. Ok, qui una bella stufa, guardate che bella stufa, poter cucinare. E poi non manca, come al solito, la cassettina per le offerte che poi io andrò a lasciare. Vi ricordo come sempre che se usate questi bivacchi qui, questo o comunque altri, lasciamoli come li troviamo, anzi se c'è qualcosa da sistemare sistemiamolo pure e poi facciamo anche l'offerta, perché comunque se rimane aperto e troviamo delle robe è grazie alle nostre offerte che noi lasciamo qui. Allora, devo dire che non ho impiegato tantissimo ad arrivare, io ho impiegato 2 ore e 10 minuti, c'è un chilometraggio di 5 km e 300 metri con un dislivello di 736 metri, quindi l'ideale per poter ricominciare ad andare in montagna dopo il mio stop. Adesso niente. Prepariamo da mangiare.
E si ritorna alla macchina, si ritorna a casa, bello, sto bello, ho fatto i pizzoccheri buoni, bello veramente questo bivacco qui. Sono un po' indeciso, ho due bivacchi che sapete che io ho in mente di venire a fare una notte in bivacco, sono un po' indeciso se vieni qua o dall'altra parte. Adesso ritorno sul sentiero che ho fatto all'andata, quindi farò un'andata e ritorno. Torniamo a casa. Anche questo video finisce qui, ti ricordo se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao! E al prossimo video!